È il dottor Domenico Scibetta, 60enne, laureato a Padova, il nuovo direttore generale dell'ULSS 16 di Padova, nonché commissario della 15 e 17, le altre due ULSS della provincia. A nominarlo è stato il presidente della regione Luca Zaia, che lo ha presentato come un professionista di grande levatura e dalla grande esperienza come manager sanitario a tutti i livelli. Dottor Scibetta è padovano, conosce benissimo la sanità del Veneto, conosce bene Padova, conosce bene il territorio e ha le caratteristiche per fare un bel lavoro. Lasciamolo lavorare. Un prestigioso curriculum, quello del nuovo dirigente padovano, già direttore sanitario dell'ULSS 16 dal 2013 al 31 gennaio scorso, poi nominato con lo stesso incarico a Treviso. Ha diretto anche il distretto sociosanitario unico dell'ULSS di Feltre, nonché la direzione sanitaria dell'intera ULSS Feltrina, oltre ad avere ricoperto vari incarichi di responsabile nel settore epidemiologico e nel sistema qualità territoriale dell'ULSS 12 veneziana. Ampia anche l'attività didattica universitaria, svolta negli Atenei di Padova e Udine nel settore delle lauree infermieristiche. Torno molto molto volentieri a Padova e ringrazio moltissimo il Presidente che ha voluto onorarmi di un incarico così prestigioso. Fino ad oggi e da 35 anni a questa parte io ho avuto ruoli tecnici, da oggi mi si offre la possibilità di una sfida professionale molto importante che io ho deciso con molta disponibilità e umiltà, devo dire, di accettare. Una sfida importantissima in un momento in cui il sistema sanitario regionale del Veneto sta avendo un'evoluzione così, così importante per poter mantenere altissimi livelli.